Ma immediatamente, appena ci sarà la programmazione, non più i 2 o 3 giorni, cioè voglio dire, nei primi giorni della prossima settimana sarà sicuramente convocata l'ARS. Mi riferisco alla necessità immediata di utilizzare i 6 miliardi di euro della programmazione europea, e sicuramente tale non possono gestire questi fondi coloro che non hanno fatto nulla finora o che non hanno lavorato sufficientemente. C'è la possibilità finalmente di poter operare in maniera concreta. Molto spesso si sono fatti soltanto dei proclami, ma erano soltanto proclami di forma. Conosco Crocetta da un certo arco di tempo e so che un uomo concreto che oggi forse c'è, dando ciascuno il proprio apporto, la possibilità di incidere sul territorio. Ho impiegato molto tempo perché nel momento in cui superi una certa linea, magari l'hai preso in considerazione tante volte, ma quando è il momento di superare una certa linea, quella che finora mi ha visto essere magistrato, non è sempre facile. Allora, c'è un problema di burocrazia, mi pare di capire. Sì, come no, la burocrazia finora è stata uno dei motivi, diciamo, dei problemi principali che ha causato il blocco di tante azioni di sviluppo che avrebbero potuto già avere dei risultati concreti nel nostro territorio. Quindi stiamo parlando di un blocco delle realtà produttive, che in modo particolare parlo del blocco causato alle piccole e medie imprese, che soffrono in modo particolare di questo problema, non avendo a volte anche la forza dimensionale, la forza aziendale per sopportare i tempi di attesa e sopportare quelli che sono anche i momenti in cui loro hanno la stretta delle banche, devono subire anche le pastoie della burocrazia che allontana troppo la possibilità di poter reinvestire nel breve termine, e quindi loro perdono mercati, perdono la possibilità di innovare, perdono quindi la famosa competitività. Quindi in fin dei conti un problema di legalità. La legalità è un problema, io dico che la legalità, che chiamo anche normalità, è una realtà a 360 gradi. Nella legalità c'è lo snellimento burocratico, nella legalità c'è la capacità di attrarre investimenti dall'esterno e reinvestire con investimenti interni, nella legalità c'è il rispetto delle regole, nella legalità c'è il rispetto dell'organizzazione anche degli uffici amministrativi, che devono comunque avvicinarsi sempre più ai cittadini e alle imprese secondo degli iter che rispettino la massima trasparenza e la velocità. La parte di questi fondi sono legati al turismo, alle attività del